faccia senza preda, l'era glaciale. Predatori come te sbranano le tue uova, e carnivoro, hai fame, fallo adesso, mangiami. Buonasera, in questa performance abbiamo voluto provare a rappresentare cosa vuol dire immedesimarsi o provare a capire il dolore di altri. Ci siamo fatti marchiare a fuoco un numero che è simbolico di un vitello che viene marchiato, un numero tra i miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno per finire sulle nostre tavole, sui nostri capi d'abbigliamento, nella cosmesi e in tantissime altre cose. E abbiamo deciso di fare questa performance perché ci sembrava che potesse rappresentare un po' cosa vuol dire immedesimarsi nella sofferenza di qualcosa che ci sembra estremamente lontano. Come attivisti antispecisti noi crediamo che tutte le specie viventi debbano finalmente iniziare a convivere e che il diritto che si arroga l'uomo e si è arrogato per centinaia di migliaia d'anni di essere superiore, più forte delle altre specie, ci sembra un concetto un po' obsoleto, superato e veramente troppo violento. Crediamo che l'uomo debba imparare a convivere con le altre specie per questioni etiche, per questioni ambientali, per questioni razionali e per questioni empatiche. Quello che abbiamo provato a rappresentare oggi è proprio l'empatia, quindi di tutti gli aspetti non stiamo ad annoiarvi con l'impatto ambientale dell'uccisione degli animali o di quanto faccia male alla vostra salute oltre che agli animali, quanto proprio la semplice empatia di come per alcuni di noi, ma potenzialmente per tutti voi, perché è un sentimento che c'è in tutte le persone, la sofferenza di qualcun altro può essere anche la nostra, possiamo riuscire a sentirlo. Abbiamo imparato a sentirlo con i nostri cagnolini, i nostri gattini, qualcuno con delle iguane, ogni tanto persino tra noi esseri umani. Sarebbe carino un po' alla volta provare a sviluppare, a far crescere questo sentimento di empatia. Prima scherzando dicevo che anche gli scienziati adesso si arrovellano e parlano dei neuroni a specchio, facendo una serie di esperimenti su come vedere del dolore davanti a noi possa farlo sentire anche a noi. Questo è il primo principio forse per iniziare a essere antispecisti. E prima accennavo anche come l'antispecismo nasce ed è soprattutto per quanto riguarda l'empatia per gli animali, ma ovviamente si sviluppa per empatia nei confronti di qualsiasi altro essere vivente e anche dell'ambiente esterno che ci circonda, e quindi di tolleranza, convivenza, amore per tutto e non solo per gli animali. Spesso gli antispecisti vengono accusati e il passante dice sì, vi preoccupate degli animali e intanto la gente muore di fame. Assolutamente non è così. L'antispecismo contempla il superamento della supremazia di una specie contro tutto il resto, quindi dell'essere umano, dell'homo sapiens sugli animali, dell'homo sapiens sull'ambiente, dei maschi sulle femmine, della maggioranza di genere sulla minoranza e su qualsiasi scontro che c'è tra maggioranza e minoranza. Questo è l'antispecismo come è stato sviluppato negli ultimi decenni.
è una cosa che fa bene a esserci dentro, ti fa stare un po' meglio, poi il marchio non fa niente. Grazie.